Grazie per avermi chiesto una testimonianza, sono felice di potervela dare anche se in queste condizioni un po', diciamo, difficili e precarie. Io ho un ricordo magnifico della presenza di Felicia Impastato nella prima udienza, del processo per la morte di Peppino Impastato. La prima udienza in cui si ascoltavano i testimoni, io ho voluto che fosse lei la prima testimone. E lei, come racconto sempre, ha puntato il dito nei confronti di Gaetano Badalamenti e ha detto: "Tu hai ucciso mio figlio". In queste poche parole che hanno fatto commuovere tutti e che ci hanno lasciati tutti quanti ammutoliti, giudici, avvocati, tutti coloro che erano presenti e che hanno zittito anche il boss Badalamenti in videocollegamento dall'America, in queste poche parole c'era tutta la storia di Felicia e c'era anche tutta la storia di Peppino Impastato. Io sono felice che lei abbia avuto giustizia prima di morire, che abbia avuto ricostruita anche la memoria del figlio, perché Peppino Impastato è stato un combattente per la libertà e della sua vita volevano distruggere anche quello che poteva rimanere come ricordo, facendolo passare per un terrorista suicida. Bene, noi siamo riusciti tutti quanti insieme, famiglia, inquirenti, testimoni e giudici, a ricostruire una pagina buia della nostra storia e a far comprendere a tutti che con un po' di coraggio, con grande determinazione, nonostante i tempi, nonostante le difficoltà, nonostante i depistaggi, in molti casi si riesce anche a raggiungere una verità. Un brandello forse di verità, ma qualcosa che riesca comunque a ricostruire la memoria e la statura di vittime come Peppino Impastato. Un grande uomo e anche una persona profondamente consapevole di quelli che erano i suoi tempi e la politica dei suoi tempi. Io credo che non bisogna aggiungere altro in questo anniversario, se non che queste storie di coraggio possono servirci, devono servirci anche adesso.